Pensavano di trovare un dormitorio, ma invece di letti e divani si sono trovati davanti a centinaia di volatili a un macello clandestino. I primi a sorprendersi sono stati i componenti della pattuglia della Guardia di Finanza del gruppo di Prato, che hanno ispezionato un piccolo appartamento di via Filzi in piena Chinatown. Le stanze erano piene di papere, polli, oche e galline, in parte già passata a miglior vita ed in parte ancora vive e starnazzanti. Uno dei locali era poi adibito a macellazione clandestina, come non se ne trovano più nemmeno nelle campagne più disperse, figuriamoci al centro di una città. In barba ad ogni normativa igienico-sanitaria, di sicurezza, penale ed amministrativa, una famiglia di cittadini di origine cinese condivideva locali, letto, bagno e cucina con i volatili che spennavano e macellavano su ordinazione del cliente di turno. Evidente fin da subito la gestione assolutamente abusiva ed irregolare dell'attività, per la quale è stato chiesto l'intervento di personale dell'ASL di Prato. È scattato così il sequestro per il locale e l'attrezzatura necessaria all'allevamento e alla macellazione, ovvero gabbie, mannaie, forbici ed un macchinario utilizzato per ripulire le carni dal piumaggio, nonché bacinelle contenenti scarti di animali. I due cittadini che gestivano l'attività abusiva sono stati invece denunciati per una lunga serie di reati. I finanzieri, insieme al personale specializzato, vogliono ora vederci chiaro per capire se fra gli abituali clienti, di sicuro privati cittadini, specie di etnia cinese, vi fossero anche ristoratori o grossisti. Gli animali sequestrati, in tutto 269, sono stati affidati alla custodia delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali.